Benvenuti su Whispers of Wisdom, il canale che porta luce e saggezza nelle vostre vite. Oggi vi presentiamo un video motivazionale e profondamente ispiratore sul tema dell'amore incondizionato e della sua potenza trasformativa. Prima di iniziare, vi chiediamo gentilmente di iscrivervi al nostro canale cliccando sul pulsante di iscrizione e attivando la campanellina per ricevere notifiche sui nostri futuri video. Vi preghiamo anche di lasciare un like se trovate il contenuto utile e significativo, in modo da sostenere il nostro canale e permetterci di continuare a condividere preziose riflessioni con voi. Ora, immergetevi in questa esperienza di profonda consapevolezza e lasciate che i messaggi di amore e saggezza vi guidino verso una vita più piena e appagante. Nel profondo di ogni anima risiede un desiderio profondo e inestinguibile di amore. Non è un amore superficiale o temporaneo, ma piuttosto un sentimento che trascende le barriere della semplice attrazione romantica. Questo amore è radicato nel cuore dell'universo stesso, è la forza che tiene insieme ogni filo della vita e che ci connette al tessuto stesso dell'esistenza. Tuttavia, nonostante questa innata sete di amore, molte volte ci troviamo intrappolati nelle strettoie del dubbio, della paura e della sofferenza. Ci lasciamo inghiottire dalle ombre che offuscano la nostra visione interiore, impedendoci di percepire chiaramente la luce dell'amore universale che brilla dentro di noi. Ma come possiamo liberarci da queste catene e risvegliare la potente forza dell'amore che giace dormiente dentro di noi? La risposta risiede nel profondo del nostro essere, nell'atto di abbracciare la nostra vera natura e di accettare il nostro posto nell'universo. È solo quando riconosciamo la nostra connessione con ogni forma di vita e con l'energia primordiale che permea l'universo che possiamo iniziare a nutrire e coltivare l'amore dentro di noi. Il primo passo è quello di guardare dentro di noi stessi con sincerità e compassione. Dobbiamo essere disposti ad esplorare i recessi più oscuri della nostra anima, ad affrontare i nostri timori e le nostre insicurezze senza paura. Solo attraverso questo atto di autorivelazione possiamo cominciare a guarire le ferite che ci separano dall'amore universale. Ma non basta solo guardare dentro di noi, dobbiamo anche aprirci all'amore che ci circonda. Dobbiamo imparare a riconoscere e apprezzare le manifestazioni dell'amore nelle persone e nelle esperienze che ci circondano. Ogni sorriso gentile, ogni atto di gentilezza e compassione è un riflesso dell'amore universale che permea il mondo. Una volta che abbiamo iniziato a coltivare l'amore dentro di noi e ad aprirci all'amore intorno a noi, possiamo cominciare a sentire il suo potere trasformare la nostra vita. Ci sentiamo più leggeri, più pieni di gioia e gratitudine. Le paure e le preoccupazioni che ci tormentavano iniziano a dissolversi nel nulla, sostituite da una profonda sensazione di pace e serenità interiore. Ma l'amore non è solo un sentimento passivo, è anche una forza attiva che ci spinge a compiere azioni altruistiche e generose. Quando ci lasciamo guidare dall'amore, diventiamo agenti di cambiamento positivo nel mondo, diffondendo la sua luce ovunque andiamo. Quindi, caro amico, non lasciarti sopraffare dalle ombre del dubbio e della paura. Risveglia il potente fuoco dell'amore che risiede dentro di te e lascia che guidi ogni tua azione e decisione. Solo allora potrai veramente volare verso la vera felicità e realizzare il tuo pieno potenziale come essere umano. I tre segreti nascosti della legge universale dell'amore. 1. Ascoltare il silenzio interiore. Nella frenesia della vita moderna, è facile smarrire la bussola interiore. Troppo spesso siamo immersi nel rumore incessante del mondo esterno, che sovrasta la voce delicata della nostra anima. Tuttavia, per veramente connettersi con la legge universale dell'amore, è fondamentale coltivare il silenzio interiore. La pratica del silenzio interiore può assumere molte forme, ma tutte convergono verso lo stesso obiettivo: creare uno spazio di quiete dove possiamo ascoltare attentamente la voce silenziosa dell'anima. Questo può avvenire attraverso la meditazione, la preghiera o anche semplicemente ritagliandoci del tempo per essere in solitudine con noi stessi. Nel silenzio interiore, le distrazioni del mondo esterno svaniscono, e ciò che rimane è la nostra vera essenza, nuda e pura. È in questo spazio di calma interiore che possiamo sentire la presenza dell'amore universale che permea tutto ciò che esiste. Citazione: nel silenzio interiore si cela la voce di Dio. Meister Eckhart. La leggenda di un antico saggio che, desideroso di scoprire la conoscenza suprema, si ritirò in un eremo per meditare.
Per anni rimase immerso nel silenzio, ascoltando il sussurro del vento tra le foglie e il canto degli uccelli. Un giorno, mentre era profondamente immerso nella contemplazione, una voce soave gli sussurrò: «L'amore è la chiave di tutte le cose». Questo antico racconto ci ricorda che è nel silenzio interiore che possiamo trovare le risposte alle domande più profonde della nostra esistenza. È solo quando ci concediamo il lusso di ascoltare la voce dell'anima che possiamo veramente comprendere il potere trasformativo dell'amore universale. Perciò, non temere il silenzio, ma abbraccialo come un prezioso alleato nel tuo viaggio spirituale. È solo ascoltando il silenzio interiore che potrai davvero aprire il tuo cuore all'amore universale e alla vera felicità che ne deriva. 2. Affrontare le ombre. L'amore non è soltanto un sentimento di gioia e beatitudine. È un viaggio che richiede il coraggio di guardare in faccia le nostre ombre più oscure, le paure e le ferite del passato. Solo attraverso il coraggio di affrontare e accogliere queste parti di noi stessi possiamo liberarci dal loro potere distruttivo e aprirci all'amore incondizionato. L'amore che non comprende la sofferenza non è amore. Thich Nhat Hanh. Adesso una piccola leggenda. Si narra di un antico guerriero tormentato da incubi ricorrenti. Invece di evitare le sue paure, decise di affrontarle direttamente. Si avventurò nella foresta oscura da cui provenivano i suoi incubi, conscio che il cammino sarebbe stato difficile e pericoloso. Lungo il percorso, incontrò creature mostruose e dovette affrontare battaglie epiche, ma non si lasciò sopraffare. Con determinazione e coraggio, continuò a procedere verso il centro della foresta, senza deviare dal suo cammino. Alla fine, giunse di fronte a una sorgente di acqua cristallina. Mentre beveva da quella sorgente, i suoi incubi svanirono e il suo cuore si riempì di pace. Questa antica leggenda ci insegna che per raggiungere la pace e l'amore autentico, dobbiamo prima attraversare le nostre paure più profonde. Affrontare le nostre ombre interiori può sembrare spaventoso e difficile, ma è solo abbracciando completamente la nostra interezza che possiamo liberarci dalla loro stretta e permettere all'amore di fluire liberamente nelle nostre vite. Tuttavia, non è un viaggio che possiamo intraprendere da soli. È importante avere il sostegno di persone care, di una comunità amorevole o di un mentore spirituale durante questo processo. Con il loro aiuto, possiamo trovare la forza e il coraggio necessari per affrontare le nostre ombre e abbracciare pienamente l'amore che risiede dentro di noi. Perciò, non temere di guardare dentro te stesso e di confrontarti con le tue ombre. È solo attraverso questa profonda autorivelazione che puoi liberarti dal passato e aprire il tuo cuore alla bellezza e alla grandezza dell'amore universale. 3. Amare se stessi. Il terzo passo fondamentale per coltivare l'amore è imparare ad amare se stessi. È essenziale comprendere che il nostro amore per gli altri è strettamente legato alla nostra capacità di accettare e amare la nostra unicità, con tutte le nostre imperfezioni. L'amore per se stessi è come la linfa vitale che alimenta l'amore universale, è la radice da cui scaturisce ogni forma di amore autentico. Citazione: ama il prossimo tuo come te stesso. Gesù Cristo. Leggenda: un antico maestro, desideroso di insegnare ai suoi discepoli il segreto dell'amore, propose loro un compito apparentemente semplice ma profondamente significativo. Chiese loro di portare una coppa piena d'acqua fino alla cima di una montagna, senza farne cadere neanche una goccia. Molti discepoli, concentrati sull'impresa, fallirono nel tentativo. Tuttavia, uno di loro, con passo sicuro e cuore colmo d'amore, raggiunse la vetta senza perdere nemmeno una goccia d'acqua. Il maestro, stupito, gli chiese: «Come hai fatto?» E il discepolo rispose con saggezza: «Ho riempito la coppa del mio stesso amore e non ho avuto paura di inciampare lungo il cammino». Questa antica leggenda ci offre una preziosa lezione sull'importanza di amare se stessi prima di poter donare amore agli altri. Quando colmiamo il nostro essere di amore e accettazione, diventiamo come una coppa traboccante che può donare generosamente agli altri senza temere di svuotarsi. È solo attraverso la compassione e la gentilezza verso noi stessi che possiamo veramente comprendere e abbracciare l'amore universale. Amando se stessi incondizionatamente, accettando e celebrando la nostra unicità, diventiamo capaci di irradiare un amore autentico e trasformativo verso il mondo intero. È da questo profondo sentimento di autoamore che nasce la capacità di connettersi con gli altri in modo genuino e significativo.
Perciò, caro amico, non trascurare mai il potere dell'amore per te stesso. Abbraccia la tua essenza con gentilezza e compassione, e lascia che questo amore diventi la forza motrice che guida ogni tua azione e decisione. Solo allora potrai veramente risvegliare il potentissimo potere dell'amore che risiede dentro di te e nel cuore di ogni essere vivente. I tre segreti della legge universale dell'amore sono come tre chiavi preziose che aprono la porta alla vera felicità. Ognuno di essi rappresenta un passaggio fondamentale nel percorso verso la comprensione e la pratica dell'amore incondizionato. Ascoltando il silenzio interiore, affrontando le ombre e amando se stessi, ci si connette alla forza interiore che risiede in ognuno di noi. È da questa forza interiore che scaturisce l'amore incondizionato, capace di trasformare non solo la nostra vita, ma anche il mondo intero. Il viaggio verso l'amore è un'avventura che dura tutta la vita. Lungo il cammino, potresti incontrare ostacoli e sfide, ma non scoraggiarti. Ogni sfida è un'opportunità per crescere e perfezionare il tuo rapporto con l'amore universale. Abbi fede in te stesso e nel potere dell'amore che vive dentro di te. L'amore è la forza più potente dell'universo, e tu hai accesso a essa in ogni momento. Con fiducia e determinazione, puoi superare qualsiasi difficoltà e diffondere la tua luce nel mondo. Condividi la tua luce con il mondo e ispira gli altri a fare lo stesso. Ogni gesto d'amore, per piccolo che sia, ha il potere di generare un'onda di positività che si diffonde attraverso il mondo. Sii un faro di amore e speranza per coloro che ti circondano, e aiuta a scoprire la bellezza e la grandezza dell'amore universale. Insieme, possiamo creare un mondo più luminoso e amorevole, dove ogni essere vivente può fiorire e realizzare il proprio potenziale più elevato. Sii la forza del cambiamento che vuoi vedere nel mondo, e lascia che l'amore guida ogni tua azione e decisione. Così, caro amico, continua il tuo viaggio con fiducia e amore nel cuore. L'amore è la chiave per una vita piena e significativa, e tu hai tutto il potenziale per realizzare i tuoi sogni più audaci. Abbraccia ogni momento con gratitudine e apertura, e lascia che l'amore ti guidi verso la vera felicità e realizzazione. Grazie per aver guardato questo video su Whispers of Wisdom. Speriamo che le riflessioni su amore e saggezza vi abbiano ispirato e motivato. Prima di concludere, vi chiediamo gentilmente di supportare il nostro canale iscrivendovi e attivando la campanellina per non perdere i nostri prossimi video. Lasciate un like se avete apprezzato il contenuto e sentitevi liberi di condividere questo video con amici e familiari. I vostri commenti e il vostro supporto ci aiutano a crescere e a continuare a condividere preziose riflessioni con voi. Grazie di cuore per essere parte della nostra comunità. Ci vediamo nel prossimo video su Whispers of Wisdom.